Benvenuti ragazzi al Buongiorno Gesù. Io sono Rolando e oggi è lunedì 6 marzo 2023. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata voi in cambio. Il Vangelo di oggi ci insegna l'aspetto più difficile della misericordia verso gli altri, il non giudicare. Per poter vivere questo aspetto dobbiamo capire che la misericordia ha le sue radici in Dio, e non nelle nostre forze umane. Se dobbiamo fidarci delle nostre forze, scopriamo molto presto di non essere capaci non solo di non giudicare, ma neanche di amare gli altri. La misericordia che abbiamo verso gli altri dice chi siamo noi e qual è il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con Dio. Dalla misericordia verso se stessi nasce quella per gli altri. Così come amiamo noi stessi, dobbiamo amare quelli che commettono errori. Dobbiamo amarli nonostante questi errori. Come farlo? Distinguendo il peccato dal peccatore, cioè non giudicare chi commette errori, ma solo l'errore stesso. Come cristiani siamo chiamati a correggere il fratello, a guidarlo verso la verità, che è Gesù, però lo dobbiamo fare con umiltà, con amore e pazienza, non giudicando. La parola di Dio oggi ci invita a cambiare atteggiamento verso chi ci sta accanto e ad essere più pazienti con chi ci fa perdere la pazienza, essere più amorevoli verso chi ci è antipatico e non giudicare secondo le apparenze. Qual è il tuo atteggiamento verso gli errori che commetti? Sei paziente oppure giudichi duramente te stesso? Qual è l'atteggiamento che hai verso chi sbaglia? Preghi Dio affinché ti aiuti a perdonare e non a giudicare chi ti ferisce. Proposito del giorno. Sii paziente oggi nelle varie situazioni della giornata e sforzati di non giudicare nessuno. Concludiamo con un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro una buona giornata.